Buon day! Oh, ma che cazzo! Io guardo! Io sono barbuto, ma non ho la barba. E io sono Beatrice Cotto. Oggi siamo qui per fare... Chi? No, tu. Io no. Per fare un IMAI insieme a Bea. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e commentate con hashtag nuovo iscritto. Se siete nuovi iscritti che vi metto like. Se volete la felpa petacolo che si illumina col flash, mi raccomando, link in descrizione. Io e oggi faremo un Bea. Abbiamo preparato qua, ognuno si è preparato i suoi, infatti potete notare la differenza. Se la avvicini troppo non si vede. Vedete? Ognuno c'ha i suoi. Sì, ma scusate, io ho fatto pure un cuoricino carino. Non si vede perché dovevi riempirlo. Allora, io prenderò delle domande da internet a caso, quindi non so io le domande, lei non sa le domande, e risponderemo con sì o no. Non c'è né forse, né ma, né boh. Sì o no? Totale sincerità. Ho paura. Ok. Hai mai urlato in un locale pubblico? Sì, però non si legge. Sì, pure io. Sì. Hai mai dato informazioni sbagliate solo per il gusto di farlo? Io anche. Sei una cattivona. Sei mai stato con più persone nello stesso giorno? Bene, prossima domanda. Sei mai stato in un campo nudisti? No, però ci vuole tanto andare. Oh, deve essere, cioè, comunque un'esperienza da fare. Che schifo. Hai mai scoperto che qualcuno ti parlasse dietro? Vabbè, beh, capita, ovvio. Capita. Tutti nella vita prima o poi lo scopro. Hai mai rotto oggetti per rabbia? Sì. Anche no, senza per rabbia. Però ho rotto il piede di mia sorella per rabbia. Ma che cazzo? Gli ho lanciato la cartella piena di libri. Ah, ma addosso io, per sbaglio. Mi vergogno. Però se vedete Bea con dei libri in mano, mi vergogno. Stavamo litigando tantissimo e allora mi sono arrabbiata. Di solito non faccio queste cose. Che tipo? Sei mai stata al telefono più di 2 ore? Sì, sì, classico, classico. Hai mai partecipato a un rave nei boschi? Strano, barbuto, da come lo aspettavo? No, sui spiagge, robe così sì, ma nei boschi mai. A Verbania facciamo al lago. Qua a Milano si fa in giro, non nei boschi. Qua a Milano non ci sono boschi. Verticale. Questo era bruttissimo. Ne stavo leggendo qua. Sei mai scappato di casa? No. Una volta sì. Ho paura. Devo di casa. Sei mai stata a casa di una o di uno sconosciuto? Siamo pazzi, no? Non penso. Conosciuto anche tipo una che trovi in discoteca, beh, casa sua, No. No, no, non è vero, dai. Di solito vengono a casa mia. Sì, guarda. Hai mai detto una cosa e subito dopo hai fatto il contrario? È capitato, io sono bipolare. No, beh, aspetta, non è che sei bipolare. Cose. Tu proprio sei non si bipolare. Può dire, non si può dire. Bipolare. Hai mai origliato da una porta? Sì. A volte quando ero piccolo origliavo mia mamma. Hai mai fatto abitualmente spuntini a mezzanotte? Tutte le notti. No. E se non c'è da mangiare, Just Eat, Deliveroo, io e no, ce l'ho tutte, ce le ho. Io no, perché vado a letto alle 10, quindi non ci sbatti di alzarmi a mezzanotte a mangiare, scusatemi. Questa è la mia logica. Hai mai spiato dal buco di una serratura? Quando mamma... Sempre mia mamma. Dai. Io sì, quando i miei genitori impacchettano i regali di Natale. Hai mai camminato su un tetto? Sì, ci ho fatto anche un video. Anzi, è adrenalinico, perché volta... senti le tegole. Una volta sono salita su un tetto di tipo un bagno pubblico, non so come spiegare. So solo che è arrivata la polizia e mi ha fatto scendere. Oddio. Hai mai letto più di un libro in un giorno? Hai mai letto più di un libro in un anno? Uno ogni 10 anni. No, quanti anni hai, scusa? 40. 10 anni, ma io con la, sono 30 anni. Con la matematica sono forte, sono pure dislessico. Hai mai fermato qualcuno per strada per conoscerlo? Sì, è capitato. Mi vergogno. Ah, sei timidona, sì. Anche io. No. Sei mai stato in un tempio buddista? Hai mai fatto la sauna? Non potete immaginare in questa stanza quanto faccia caldo. Nella sauna. Ok. Hai mai avuto modo di tradire? Siamo traditi a vicenda. Ah, io no. Hai mai ricevuto delle proposte oscene? Sì. Una volta un tizio mi ha scritto che voleva comprare le mie scarpe usate per non usarle. Anche a me? Sì. È lo stesso? Ma che è lo stesso? Sai quanti ce ne sono in giro? Hai mai fatto break dance in mezzo a una strada? Break dance? No, sì. Sì? Forse anch'io. Abbiamo fatto il saggio che era tipo un duomo e... Sei mai stata a un concerto? Sì, a un sacco. Uno siamo andati anche insieme. Mm. Il
cantante non me lo ricordo. Forse ero io. Hai mai guidato senza essere in grado di farlo? Tuttora. Hai mai visitato più posti all'estero che in Italia? No, ho visitato tutta l'Italia, ragazzi. Hai mai fatto giochi alcolici? Tipo dama alcolica? Io ho fatto il gioco dell'oca alcolico. Anch'io. E ho quasi vinto per 2 punti, poi ho sboccato. Io mi sono ritirata subito e ho detto, questa non è roba per me. Lei non ha neanche iniziato, no, ha fatto 3 caselle. Esatto. Non doveva neanche bere. Ho detto no, io basta. Esatto. Ha visto gli altri. A me piacciono questi giochi qua. Sei mai andato da qualche parte dicendo a tutti che andavi da un'altra? Ovvio, sì. Tutte le volte che vengo da Giuseppe. Ma come? Perché? Sei mai stata a una festa della birra? Sai che... non lo so. Sai che a Bareggio c'è il birreggio? Birreggio? Birreggio, birreggio Bareggio. È bellissimo la comunque, festa della Londra, a Londra c'è la festa della birra. Ma il birreggio è più bello. Vabbè, ti però ci incontrò quest'anno della birra. Al birreggio. Tutti al birreggio. Sei mai stato ricoverato? Sì. Sì, mi sono operata l'età. Io anche, poi mi sono rotto la caviglia. Ci ho fatto le tonsille anche. Poi a scuola mi hanno scambiato per uno psicopatico. Rotto la io caviglia. Non capisco perché dovrebbero dirlo. Sì, è così che ho imparato destra e sinistra, rompendomi la caviglia destra, da piccolino. È vero. Ci sono tanti modi per imparare destra. Questo è uno dei tanti, sono un bambino speciale, lo dicevano anche a scuola. Sei mai stato raccomandato? Purtroppo no. Io sì. Fuori da questa casa. Raccomandate non ne vogliamo. No, scusami, non è vero, perché rifacciamola per favore. Sei mai stato raccomandato? Purtroppo no. Suonato in un gruppo. Io suonavo la chitarra, ragazzi. Suonavo la chitarra, la chitarra. Io non suonavo, ma cantavo in un gruppo. Eravamo 5 voci e 3 strumenti. Hai mai desiderato una persona per mese senza riuscire a dichiararti? Assolutamente no, baby. Io mi dichiaro subito, ancora prima di essere preso. Hai mai viaggiato senza biglietto? Sì, settimana scorsa. Mi è costato 150 euro. Ma una volta sì, ma sull'autobus, perché me l'ero dimenticato. Ho litigato col controllore, ma di brutto. Sei poi sceso dall'auto. Prendete i biglietti, ragazzi. Non fate come me. Cioè, io l'avevo, però ho perso il treno. Ho provato a salire su quello dopo. Bam, 150 euro. Che sfigato. Hai mai desiderato di andare a vivere all'estero? Assolutamente sì. Anche se l'Italia mi piace, ma all'estero anche. L'Italia è molto bella. Per... Hai mai avuto una storiella in vacanza? La domanda è, ne hai avuta meno di... Meno di una, meno di una. Non lo so, come si dice? Non lo so, sì, comunque. Yes, bitch. Sei mai stato single per scelta? Assolutamente sì, per 1 anno e mezzo. Poi ho incontrato lei e non mi sono fidanzato per scelta, mi ha obbligato. Ma non è vero. Sì, 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 io mi ricordo bene che mi hai picchiato. Ma non è vero. Mi ha picchiato, ragazzi. Lei non lo dice, non l'abbiamo detto, ma mi ha picchiato e mi ha detto o ti metti con me o ti picchio ancora. E io cosa facevo? E ho detto va bene, mettiamo insieme. Ma sei scemo. Ecco, vedete, vedete. Io non ho risposto. Vai, vai. E no. Non sei mai stata single per scelta? No. Hai mai avuto incubi ricorrenti? I miei incubi sono sempre diversi. Io ricorrenti. Vabbè, lei fa dei sogni strani. No, lasciatela perdere. Quello, un incubo... Lasciatela perdere ogni giorno. Ah, sai cosa sogno che io? Ho fatto un sogno. No, no, il mio incubo... Che tu morivi. No. E io, ok. Sai cosa ho sognato io? Che ti venivi investito. No. Sai cosa ho sognato io? L'ultima volta ho sognato che ti veniva le croste in faccia. Ecco, non so perché. Bruciato, no, comunque, vivo. Comunque, il mio incubo ricorrente è che sono alla guida di una macchina che non so guidare e ammazzo tutti. Infatti lei sta per prendere la patente, per favore, se state stava guardando. Per prendere la patente. Se state guardando questo video, non dategli la patente, per favore. Stava per prendere. Hai mai girato nudo per casa? La domanda è, hai mai girato vestito per casa? Giro sempre nudo io per casa. No, dai, quando sono io no. Vabbè, quando c'è gente no, a parte alcuni miei amici, però. Scusa. Hai mai volato? Sì, per andare a Londra, c'è scritto. Davvero? Te lo giuro. Sì, per andare a Londra. Anch'io. Per andare a Barcellona? Io, Londra, Sharm el Sheikh e Roma. Per andare in Spagna? Per andare alle Isole Canarie? Argentina. Per andare in Calabria? Per andare da tante parti ho volato. Poi. Hai mai marinato la scuola? Io mai nella mia vita, troppa caga, veramente. Una volta ci ho provato, è arrivata la bidella e fa: vedi di entrare a scuola? Io, ok. Vabbè, grazie. Se tu marini a scuola ti presenti avanti alla bidella, cara no, mia. No, mi ha visto da lontano, dai, ero al bar, ero cavolo. Hai mai baciato qualcuno del tuo stesso sesso? Sì, più volte. Una mia amica. Ciao, Chiara. Hai mai fatto un tuffo ad altezza di almeno 10 metri? Sì. Hai mai assistito a un incidente stradale?
Io ne ho fatto uno quest'estate. Io sì, il tizio dietro di me non si era accorto. Ero in autostrada. Mi ricordo, apriva il centro commerciale di Arese, primo giorno. Anch'io sono andata il primo giorno. Stavo aprendo io da Verbania, perché ancora abitavo a Verbania, ma abitavo ancora a Milano. Mi dirigevo verso il centro commerciale di Arese. Ero in autostrada e una macchina andava fortissimo dietro di me, non se ne accorta, veniva fortissima, non se ne accorta, io ho detto questo mi viene addosso, poi una certa se ne accorta, tira freno a mano, tira qualcosa, non lo so, ma vum, si è girata, io traumatizzato, traumatizzato, traumatizzato. Ti sei mai spacciato per qualcun altro? No. Io sì, ragazzi, ma è ovvio che sì, ma ci stavo anche pensando. Perché? Francesco il Nino. Francesco il Nino. Sei stata vittima di Francesco il Nino. Date con una prossima vittima, perché Francesco il Nino vuole tornare nuovamente, ma non so. Non so che scrivere. Sei mai stato con una più piccola di te? Sì. L'ultima mi sembra che aveva 10 anni. Sei mai stato sospeso da scuola? No, nope, ragazzi, devi incredibile, io ho sempre promosso. Devi tu non... sì. Come non ha mai marinato a scuola, può essere sospesa. Certo no. Bene, bene, molto bene. Questo video finisce qui. Non mi fare male, eh. Spero vi sia piaciuto. Spero vi siate divertiti. Consigliatemi qualche altro video da far con Bea, così ne facciamo qualcun altro. Era da un po' che non ne facevamo un assieme, quindi ho detto ok, facciamolo. Allora, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Link in descrizione per le Felpe Petacolo. Ci sono queste, quelle nuove, quelle vecchie e quelle future, che ancora nessuno sa, ma ci sono. Andate in descrizione a trovare. Non lo so neanch'io. Lo so. Bella. Vabbè. Iscrivetevi al canale di Bea. Che è appena arrivata a 10.000 iscritti. A 10.000, non è vero, 100.000. 100.000? Eh sì. 100.000? Sì. Ciao. Ciaone.